Bellissima serata, gli umori sono molto, molto positivi, sono contento, soddisfatto, lo siamo come società e volevamo questa serata al fine di riporre al centro del contesto istituzionale, sociale, culturale, la squadra del Pennecalcio. Gli obiettivi dell'anno abbiamo lavorato alacremente per allestire una bella rosa, per cui ci teniamo a fare bene. C'è quella parolina magica che non pronuncio mai, non la pronuncerò nemmeno questa sera, ma nel massimo rispetto di tutte le altre squadre, assolutamente noi siamo il Pennecalcio. Relativamente al settore giovanile, anche qui quest'anno abbiamo lavorato molto, anche attraverso l'allargamento societario con nuove figure al cospetto che si sono impegnate in tal senso, abbiamo sostenuto degli investimenti. C'è da dire però, per essere onesti intellettualmente, che col settore giovanile e nel settore giovanile stiamo lavorando già da qualche anno, eravamo già scuola calcio d'élite, lo siamo tuttora, siamo affiliati all'Atalanta, quindi queste sono, diciamo, caratteristiche che ci impongono anche degli standard qualitativi. Quest'anno vogliamo ulteriormente migliorare e lo facciamo avendo inserito in organico delle figure di qualità. Abbiamo parlato durante la presentazione, le abbiamo conosciute, Andrea Gessa, Stefano Dalla Costa, insieme a tutte le altre di qualità che avevamo già. Confermo l'ottimo rapporto con l'amministrazione comunale, il loro sostegno costante si è manifestato questa sera, ma si era manifestato anche già in passato durante il torneo Morandini e durante tutta la stagione. Da poco abbiamo in affidamento l'impianto sportivo Sicelli completamente rinnovato e lo avremo per altri 2 mesi e poi, diciamo, l'auspicio è quello di aggiudicarcelo definitivamente partecipando al bando pubblico che il Comune porrà in essere. Anche noi diciamo, lavoriamo per la città. Che cosa voglio dire? Che qualsiasi attività la Pennecalcio pone in essere, cerca di porla in essere, dando un risvolto e cercando di dare un valore aggiunto al nostro territorio.